lui si ricorda perché ha lacrimato dal ridere. Allora, se posso dilungarmi un minuto. No, tutto il tempo di serve. Allora, c'erano i Telegatti un tempo, no? Sorrisi e Canzoni organizzava questa grande festa che era l'Oscar della televisione. Quell'anno lì, mi sembra fosse il 2005 o il 2004, creò una sezione apposta per darci un premio a Fiorello e a me, la sezione della radio. Noi, a nostra volta, dovevamo salire sul palco, quell'anno lì premiava Pippo Baudo, dovevamo salire sul palco per consegnare il premio alla carriera a Mike Bongiorno. Quando Mike lo seppe, ci fece due maroni così per tutto il mese, ci chiamava: allora mi raccomando che Pippo mi odia, appena mi chiamano voi salite sul palco col premio che così mi levo dai maroni, perché sennò Pippo mi fa fare una figuraccia e io non posso, perché io sono la storia della televisione italiana, sono 50 anni che faccio televisione e tutti i giorni così, no? Allora vi ricordate, sì Mike, non ti puoi... salite subito, va bene. Morale della favola, siamo dietro al palco, mi alzo un attimo così a aspettare, fra l'altro ero l'unico imbecille smoking, perché quella cacca di Fiorello mi disse: guarda Marco, andiamo ai Telegatti, mettiti lo smoking. Gli unici due eravamo io e Mike. Mike si poteva capire perché lui era 50 anni, io però no. Vabbè, stiamo lì che aspettiamo, intanto Pippo fa le prove, allora buonasera, facciamo le prove, allora ciao a tutti, benvenuti. Mentre aspettiamo passa Vasco Rossi. Ehi, cazzo, Fiorello Baldini, sì, ciao Vasco, figa, noi, che... no, io mi ascolto sempre, cazzo, venite a sentire il mio nuovo disco, il Camerino. Vasco, c'è Baudo che presenta, dobbiamo premiare Mike. No, quello è lungo, non vi preoccupate. Vabbè, andiamo nel Camerino di Vasco, chiude, mette, se tu ascolti il massimo a 10, lui la mette a 50, boom, boom. Senti, al posto della virgola usa questa risonanza, senti cazzo come entra la batteria, cazzo adesso senti il clarino, cazzo, e lui sì, bello, cazzo senti Fiore, ci infervoriamo, parte Baudo, chiamiamo sul palco Mike Bongiorno, sale Mike, allora buonasera Pippo, allora ti danno un premio alla carriera, perché sei vecchio, io lo sapevo, sei contento che ti do un premio? Preferirei mi premiasse Satana, però va bene, a premiare Fiorello e Baldini, e noi eravamo giù, senti cazzo, senti come sono, e non sentiamo la mazza di niente. Morale della favola, era una diretta simulata, Pippo fa, vabbè, ti premio io, Mike era nel pallone, ma dove siamo? Su scherzi a parte, perché non ci sono quei due pirla là? E noi, cazzo, senti adesso, ci vengono a bussare ragazzi, e noi, no, dice, ormai ha fatto Paolo, se lo fa, preparati che è la fine. Finita la serata, c'è il ricevimento a casa di l'ex premier Silvio, e lì mi sono accorto, personaggio simpaticissimo, ma che qualche cosa che dicevano su di lui e sulla sua, diciamo così, tendenza alla femmina è vera, perché mi ricordo parlavamo a casa sua, c'era Silvio, allora ragazzi siete forti in effetti, oh, scusate, guarda che gnocca è quella. Scusate, sarete bravi, ma io vado da lei, e ci ha lasciato lì. Mentre siamo lì vediamo Mike dal fondo della sala, così. Fiorello fa, preparati. Io mi giro e lui arriva. Due teste di cazzo. Tu siciliano di me. E tu, nano fiorentino. No, ma mai, mai con cazzo, cancellatemi dalla vostra agenda, 50 anni di televisione, non sono mai stato preso così per i fondelli, ma no, mai tu fiorentino miracolato, se passi da Milano ti faccio mettere sotto dal mio autista e non mi fermo, ma no, Fiorello gli viene l'idea, no, ma eravamo con Vasco, quel drogato di me, ci massacrò. Quella è stata la volta, signori, in cui io ho lacrimato. Io ero girato e Fiorello non poteva ridere perché era così e rideva, capito?
e non gli poteva ridere in faccia. Però guarda, c'è stato un lato anche molto divertente, quello è il libro che racconta la dipendenza, ma ne dovrei scrivere un altro che racconta invece tutti questi aneddoti. Le prime volte che Fiorello abitavamo nello stesso stabile, immaginatevi a Milano una casa con 30 appartamenti abitati solo da 3 persone. Fiorello a piano terra, io all'ultimo piano e a metà Franchino, che era il manager mio di Fiorello. E ogni tanto la notte sentivi un grido, la bestemmia, perché cosa faceva? Fiorello lasciava aperta la porta di casa, entrava un gatto monumentale dentro e si infilava nel letto, lui tornava alle 6 del mattino, si infilava dentro il letto, sentiva e gridavano. Allora una volta siamo a casa e diciamo in quel periodo là, tanto ormai è andato in prescrizione, sono passati più di 20 anni, ogni tanto fumavamo una sigarettina condita, diciamo che sapeva di rosmarino, ok? Per fare queste sigarette, bambino dice, mamma, ma dove si comprano? Io lo vedo già. Allora, per fare queste sigarette occorrono delle cartine, finiamo quelle, Fiorello fa, Bardì, senti, andiamo a comprare cartine, però comprale te, perché io sono già famoso, faccio il karaoke, se no poi dicono che Fiorello si fa le canne. Io ero sulla luna come lui, faccio, va bene. Mi porta fuori del tabaccaio, tutti e due col bavero rialzato per non farci vedere, entro dentro il tabaccaio zigzagando, un pacchetto di Marlboro, un pacchetto di cartine. Il tabaccaio mi fa l'unica domanda che non mi deve fare, lunghe o corte? Fiorello, le cartine lunghe o corte? Lunghe, testa decata. Questo era l'ordine del giorno. Io dovrei scrivere un libro su tutte le minchiate che erano fuori dalla televisione e dalla radio, che facevamo veramente la vita di tutti i giorni, insomma. Vabbè. Marco Baldini. Ne scriveremo un altro, dai. Tra l'altro il film che hanno fatto su di me ha un cast stellare. Il film all'epoca ha fatto più incasso il Castagnaro che c'era davanti, però è stato visto tantissimo in televisione e ha noleggiato una valanga, cioè in DVD è andato fortissimo. C'era Elio Germano che faceva me, Corrado Fortuna, Fiorello, poi Martina Stella, Laura Chiatti, insomma c'erano un fior fiore di attoroni. Regista che un po'. Paterno Francesco, che era la seconda opera. Come stasera siete andati su Crescita e avete finito in Ascendere. Me, insomma. E dai, però, e poi dici adesso che progetti hai, cosa farai? Cosa guarda, sto preparando un programma, infatti stasera parto da qua e vado a Salso Maggiore, perché... Da dove sei arrivato? Dove arrivavi da no, Salso? Io sono arrivato da Roma, sono partito l'altro ieri con la teleferica, un po' lunga, un po'. 600 e passa chilometri quasi da Roma. Ma sono venuto volentieri perché vi spiego, per uno come me che come titolo di studio ha il battesimo, riuscire a fare una cosa del genere è una cosa che posso scrivere nel curriculum. Ho partecipato a una rassegna letteraria, no? Alza un po' la media di tutte le minchiate che ho fatto, insomma. No, invece posso dire, è stato, credetemi, gentilissimo. No, mi sono divertito. Poi, a parte i 170.000 euro che mi hai promesso. Però no, sarei venuto anche gratis, pensa a capirlo. No, scherzo, a parte è una piccola soddisfazione per me. Allora dicevo, stiamo facendo un programma dove partecipano anche Gene Gnocchi, Andrea Villani che è uno scrittore, c'è l'Abruzzone che è la nota criminologa, è un salotto un po' ai primi tempi di quelli della notte. Immaginati una stanza d'albergo dove c'è un divano in mezzo, un centinaio di persone in giro e noi sul divano che non solo cazzeggiamo ma facciamo vedere il riflettore, i cavi in mezzo, cioè facciamo vedere veramente come funziona la televisione, perché la televisione è finzione, cioè vedi le persone che sorridono, senti la voce ma non si vede il microfono, non si vede la luce, perché non sta bene, se c'è noi facciamo vedere come funziona, cerchiamo di smontare la televisione. Poi magari è una cagata, ci mandano a casa dopo 2 giorni, però insomma questa è l'idea e domani registriamo la prima puntata. E andrai in onda su? Scusate, una raspatina, io me la voglio dire, hai visto Mike? E andrai in onda su? Allora, stanno probabilmente andrai in onda su un canale in chiaro di Sky e se chiudiamo, non lo scrivete perché ancora non è chiuso niente,
sul circuito 7 Gold, che era quello che faceva il 7 Show, la sera, probabilmente il martedì e il mercoledì, uno dei due, dopo le partite, se no chi ci vede, intorno alle 23:15, questo dovrebbe essere l'orario. Io sono non il conduttore, ma sarei il disturbatore del conduttore, capito? Questa è un po' l'idea. Sto pensando di scrivere un altro libro, però stavolta non biografico, ma un romanzo. E sarà una cagata paurosa, perché se mi è andata bene con quella, che ha venduto quasi 70.000 copie, il secondo sicuramente sarà un tuffo. O se no riprendo il vizio del gioco e rifaccio due. Oppure mi drogo, scrivo dopo il giocatore il drogato, ormai il tossico. Ecco. Ora vediamo, insomma, ecco. E comunque da parte mia di tutti, no, in bocca al lupo per il tuo lavoro nuovo. Grazie a tutti. Tanti auguri e grazie di essere venuto. Figurati. Comunque, aspetta, facciamo finalmente un'altra persona. Oh, lo posso fare pure. Solitamente sono tutti conduttori belli pettinati, fresati, invece tu bello selvatico romanese. Che diavolo, una volta. Quanti anni hai, posso chiedere? 49. Minchia, 56, sempre più giovane. Però ce l'hai bianca tu. Malitingo. Di bianco? No. Come avete visto Malgioglio, c'ha il ciuffo bianco e tutto. Gli hanno detto, come fai a tingerti il ciuffo bianco? No, è tutto il resto che si tinge di nero. Certo, esatto. Vabbè. Grazie. Grazie a voi, signori, grazie. Volevo dire che se vi interessa, abbiamo portato un po' di copie del libro e Marco sicuramente vi farà la firma a copie. Ti immagini, non so scrivere, l'ho scritto io. Va bene. Adesso vi diamo una penna, quindi là in fondo, se volete, avete il libro e vi farà la firma a copie. Volentieri. Quindi vi salutiamo di nuovo Marco Baldini, grazie ancora. Grazie tanto. All'anno prossimo per l'11° Fiato in Libri. Vi ricordo di compilare i questionari se avete voglia, sia cartacei che online. E ringrazio tutti gli sponsor. La tessera, no? La tessera, fatevi firmare la tessera e consegnatela là oppure le biblioteche del vostro paese. Ringrazio gli sponsor che ci hanno sostenuto, il sistema, Cristiana, Stefano Rinaldi che da qualche parte, che senza di loro tutta sto parlando ancora non ci sarebbe. Grazie alla biblioteca qui di Grassoppio, grazie a Micaela e all'assessorato, all'ambito, insomma, grazie a tutti voi che ci avete sostenuto così bene, grazie, grazie ancora. All'anno prossimo. Ciao. Bello.